Ah, però 211. Mica male, eh? Volete sapere come ho fatto? Guardate il video. Io vi ricordo come al solito, se questi video vi piacciono, vi interessano, di farmelo sapere con un bel like e magari scrivetemelo qui sotto nel box dei commenti. Vi ricordo anche importantissimo iscrizione al canale, che per voi è una cosa gratuita, per me è molto molto importante. E seguitemi sul mio profilo Instagram, @FulvioFish, perché lì vedete tutte queste cose che stanno per arrivare e molto altro. Huawei 4G Plus Router, un router 4G da meno di 90 euro con delle caratteristiche veramente incredibili per il prezzo. Costa poco, è facilissimo da installare. Vi faccio vedere un breve video in cui vedete come è velocissimo e semplicissimo renderlo funzionale. Ed ha, pensate bene, un modem 4G Cat7. In buona sostanza vi permetterà di raggiungere la massima velocità possibile sulla rete 4G Plus. Naturalmente, poi lì dipenderà tutto dalla ricezione e dalla velocità massima che vi dà il vostro gestore. Andiamo a vedere come è veloce e facilissimo da mettere in funzione. Bene, ora che avete visto come è semplicissimo da mettere in funzione, in buona sostanza lo aprite, gli mettete dentro la SIM, lo collegate alla corrente e lui è subito funzionale. E sì, perché come vi faccio vedere dal menu interno di configurazione semplicissimo, lui si configura tutto quanto in automatico. In buona sostanza ha già dentro gli APN dei maggiori gestori presenti sul mercato italiano, ma anche sul mercato europeo. Nel mio caso ho utilizzato una SIM di Iliad, nessun problema, ma l'ho provato anche con altre SIM, come andrete a vedere e come avete visto dal filmato iniziale, cioè quella di Vodafone. In buona sostanza, una volta che lo avete acceso, come avete visto, dovete soltanto o collegarvi con un cavo a una delle quattro porte sul retro, oppure collegarvi alla rete wifi. Dietro trovate tutti quanti, in buona sostanza, i parametri, la password e addirittura un comodissimo QR code che, se avete uno smartphone, vi basterà inquadrarlo e lui vi collega alla rete wifi. Per darvi una velocissima panoramica delle caratteristiche tecniche di questo modem, lui ha connessione wifi per la rete senza fili di casa dual band, quindi rete a 2,4 GHz e rete a 5 GHz, per velocità massime fino a 300 MB sulla rete 2,4 GHz e fino a 450 MB all'incirca sulla rete 5 GHz. Ma la caratteristica più interessante, ve l'ho detta prima, è proprio il modem 4G Plus categoria 7. Perché è importante la categoria del modem 4G? Beh, ve lo faccio vedere molto velocemente in questo piccolo filmatino in cui faccio uno speed test con uno smartphone normalissimo che ha un modem 4G LTE, lui è il Mi A1, e posizionato nella stessa identica posizione con lo stesso identico smartphone, facciamo lo speed test utilizzando la stessa scheda SIM ma messa all'interno di questo modem, e vedete che stesso smartphone, stessa scheda, stessa posizione. Modem diverso, perché prima utilizzavamo quello dello smartphone, che è un 4G LTE che arriva fino a 150 MHz, e invece utilizziamo adesso questo con le sue antenne. Vedrete che le velocità massime sono differenti. Perché? Perché questo, oltre ad avere un modem di una determinata categoria, è anche dotato di antenne 4G Plus al suo interno ad alto guadagno. Quindi già da solo consente di
migliorare rispetto ad altri dispositivi o rispetto ad uno smartphone non nuovissimo la ricezione del segnale. Bene, ma qual è la velocità massima che possiamo raggiungere con questo dispositivo? Beh, la velocità massima è quella del 4G Plus a piena potenza, cioè fino a 300 megabit al secondo. Chiaramente per fare questo dovete avere una SIM di un operatore che vi dà la velocità massima disponibile sulla propria rete e deve essere un operatore che nella vostra zona ha un'ottima ricezione. Vi faccio vedere per intero il filmato che ho realizzato con la mia SIM di Vodafone, che quindi ha la velocità sbloccata al massimo della rete disponibile per Vodafone, e vedrete che posizionando il modem vicino ad una finestra, quindi una posizione molto vantaggiosa, riusciamo a raggiungere nella mia abitazione velocità fino a 211 megabit per secondo in download e oltre 50 megabit al secondo in upload. Velocità che, considerato anche il ping molto basso, intorno ai 20 millisecondi, a volte anche meno, beh, chiaramente costituiscono una connessione di tutto rispetto. Chiaramente, avendo una connessione veramente in fibra ottica, avremo una latenza molto inferiore, una reattività maggiore, ma i valori massimi di velocità in download e in upload con questo sistema sono veramente ottimi. Volevo farvi vedere che, aprendo lo sportellino qui dietro, potete collegare delle antenne esterne, magari una patch antenna da mettere proprio all'esterno della vostra abitazione, per avere un segnale ancora migliore, una ricezione ottimale se il modem ce l'avete in una posizione della casa un pochettino sfavorevole. Ok, quindi modem Huawei 4G Plus promosso, perché veramente con la cifra intorno ai 90 euro su Amazon, trovate il link qui sotto in descrizione, vi dà un apparato semplicissimo da configurare ed utilizzare. In buona sostanza fa tutto lui in automatico, mettete la SIM, collegate il cavo e andate. Non ha tantissime funzioni, ma tutte quelle che servono: la configurazione del wifi, il wifi per la rete guest, la configurazione in automatico e lo switch in failover delle connessioni da connessione cablata a connessione 4G, e in buona sostanza le classiche opzioni, quelle per l'inoltro delle porte, piuttosto che la possibilità di impostare il parental control su alcuni dispositivi collegati della rete. Quindi, diciamo, un modem con funzionalità, diciamo, di configurazione abbastanza basilari, ma che fa veramente tutto quello che deve, e delle antenne sia per il wifi della rete domestica che soprattutto quelle per il 4G e un modem 4G di categoria 7 che sono veramente una bomba. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere magari con un commento qui sotto. Vi ricordo che nella schermata finale, se cliccate sul mio faccione, potete iscrivervi al mio canale, se lo fate vi ringrazio, oppure potete vedere un altro video. Con questo è tutto, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao da Fulvio!